nel circuito in figura, vediamo tre resistori, alimentati con una tensione E, uguale 23 V. Si hanno i seguenti valori di resistenza, R1 uguale 200 Ω, R2 uguale 1 kΩ, R3 uguale 600 Ω. Risolvere il circuito, ovvero ricavare tensione e corrente, di ogni componente. Rivediamo i valori. Notiamo che non ci sono resistori collegati in serie. Ad esempio R1 non è collegato in serie con R2, poiché abbiamo la derivazione verso R3. Allo stesso modo R1 non è collegato in serie con R3, perché abbiamo la derivazione verso R2. Possiamo invece affermare che R2 è collegato in parallelo con R3, in quanto coincidono i loro ingressi, e allo stesso tempo coincidono le loro uscite. Possiamo iniziare a semplificare il circuito, calcolando proprio la resistenza equivalente tra i resistori R2 ed R3. Applicando la formula idonea per due resistori, otteniamo una resistenza equivalente di 375 Ω. Nello schema, possiamo ora sostituire ai due resistori in parallelo, R2 ed R3, il solo resistore equivalente RP, avente resistenza 375 Ω. In questo circuito, abbiamo i resistori R1 ed RP, collegati in serie. Con una semplice somma, ricaviamo la loro resistenza equivalente, RS, pari a 575 Ω. Otteniamo così la massima semplificazione possibile del circuito. Siamo in presenza di un solo resistore, alimentato dal generatore di tensione. Calcoliamo la corrente erogata dal generatore. Basta applicare la legge di Ohm. Dividendo la tensione per la resistenza, otteniamo una corrente di 0,04 A, cioè 40 mA. Torniamo al circuito precedente. Poiché il generatore di tensione, il resistore R1 e il resistore RP sono collegati in serie, la corrente appena calcolata non riguarda il solo generatore, ma tutti i componenti appena menzionati. Infatti, sappiamo che quando i componenti sono collegati in serie, vengono attraversati dalla stessa corrente. Conoscendo la corrente del resistore R1, uguale a quella del resistore RP, possiamo, con la legge di Ohm, calcolare le tensioni. Basta moltiplicare resistenza per corrente. Otteniamo 8 V come tensione su R1 e 15 V come tensione su RP. Notiamo come, sommando le due tensioni, otteniamo proprio 23 V. Viene rispettato, quindi, il secondo principio di Kirchhoff. Possiamo, infine, tornare al circuito iniziale. Del resistore R1, conosciamo ormai tutto. Di R2 ed R3, conosciamo ora la tensione, uguale a quella del loro resistore equivalente RP, cioè 15 V. Ricordiamo che i componenti collegati in parallelo presentano la stessa tensione. Applicando ancora la legge di Ohm, questa volta per calcolare correnti, dividendo tensione per resistenza, otteniamo in R2 una corrente di 0,015 A. E in R3 una corrente di 0,025 A. Notiamo come, sommando le due correnti, otteniamo proprio 0,04 A. Viene rispettato, quindi, il primo principio di Kirchhoff. Il circuito è così risolto. Vediamo i valori relativi ad ogni componente. Il generatore di tensione. Il resistore R1.
il resistore R2, il resistore R3. Prima di terminare, è importante richiamare l'attenzione sul modo con cui dobbiamo esaminare un circuito elettrico. Non conta come sono posizionati i componenti, conta esclusivamente il loro collegamento. Come prova, mostriamo tre esempi di circuiti elettricamente identici a quello appena risolto, ma con i componenti in posizioni diverse. Infatti, questi tre circuiti appena mostrati, si risolvono con la stessa procedura, seguita nel video.